parte del gruppo Scienze del CESEDI e incominciare un po' la nostra ora e mezza presentandovi la scaletta, come un po' sarà organizzato questo periodo. Allora, all'inizio ci sarà un'introduzione condotta da me sul nostro gruppo Scienze, il modo di lavorare e la visione innovativa che abbiamo dell'insegnamento delle scienze. Successivamente interverrà Marco Falasca per portarci in maggior profondità sul significato dell'innovazione didattica nelle scienze. Ed infine avremo veri e propri esempi interessanti di attività sperimentali di POE, chiamate così, in apprendimento cooperativo dialogico, che andranno da esperienza della primaria ad esperienza fino alla secondaria di secondo grado. Una premessa che un po' ci dà la motivazione di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo è quella che noi insegnanti di scienze, forse non sempre ce ne accorgiamo, abbiamo un grande vantaggio sulle altre discipline, perché la scienza è una disciplina pratica, è una disciplina contestualizzabile. Si può applicare alla vita quotidiana e questo potrebbe facilitare, anzi non potrebbe, ma può facilitare, se sfruttiamo questa opportunità, può sviluppare interesse e stimolare anche il bisogno di approfondire da parte dei nostri ragazzi. Le nostre attività sperimentali sono strutture particolari, con dei passaggi obbligati, ma che all'interno di contorno all'attività sperimentale hanno di rilevanza il ruolo di alcune capacità, abilità fondamentali che ci richiedono le competenze chiave europee, cioè la possibilità di pensare individualmente, di condividere il proprio pensiero, di argomentarlo. E poi naturalmente di fare osservazioni. Tutto questo per permettere il raggiungimento degli obiettivi che sono quelli della scienza, obiettivi che sono quelli di insegnare i principi della didattica, dell'indagine scientifica, di facilitare la comprensione profonda dei concetti, di insegnare le abilità pratiche come il misurare, l'osservare con i cinque sensi e di insegnare anche le abilità sociali e le disposizioni della mente, gli atteggiamenti. E quindi questa è un po' la premessa. Allora, il nostro gruppo è vecchio, cioè dagli inizi del 2000 che si trova e abbiamo fatto un percorso fino ad arrivare in questo anno molto particolare a diventare anche un gruppo di formatori che però si formano insieme, condividono idee ed esperienze. Trasformano attività e prove invalsi, TIMSS, OCSE, PISA, ritrasformandole, riformulandole in attività sperimentali, in apprendimento dialogico cooperativo. E in questi ultimi tempi si è passati a produrre video di attività sperimentale POE in apprendimento dialogico che agili e subito usufruibili che possono facilitare la DAT, ma non sarà questo, vedremo, l'unico scopo che hanno, anzi non è questo il principale scopo che hanno. Il nostro gruppo ha sperimentato su se stesso lo studio e il modo di lavorare che dovremmo far sperimentare i nostri ragazzi. E quest'anno, un po' particolare, visto che non ci siamo visti in presenza, abbiamo continuato a lavorare e a studiare durante le vacanze estive, in un modo un po' particolare. Mi ricordo ancora, era il 31 luglio, Angela, la nostra collega, ci ha proposto
delle domande che erano state scritte, state ideate da un insegnante di fisica americano, e che ha praticamente coinvolto tutte tramite WhatsApp, solamente tramite WhatsApp, in un'indagine propria. Ci siamo anche divertiti e questo abbiamo praticamente vissuto quello che i ragazzi dovrebbero vivere. La domanda era questa: soffia aria calda sulla tua mano con la bocca spalancata, cioè alitiamo, e poi riduci l'apertura tra le labbra in modo da soffiare come per far passare l'aria dal collo della bottiglia. Noti una differenza nella temperatura dell'aria? Confrontati con chi è in coppia con te? Avete le stesse sensazioni? Riuscite a spiegare cosa è successo? Allora, noi abbiamo mandato una serie di riflessioni che sono durate tutto un giorno. Il giorno successivo, Angela ha trasformato questo nostro studio, questo nostro pensiero, questo nostro confrontarci in una scheda, in una struttura che abbiamo recepito dall'Università di York, delle teste pensanti, dette teste pensanti. Rimettendo questa struttura, è una struttura molto utile per stimolare la discussione, la riflessione e la discussione tra ragazzi su un determinato argomento. Aveva messo le risposte di alcuni di noi e poi sarebbe stato traslato ai ragazzi con diciamo, il compito di scegliere quale poteva essere la risposta migliore, o se ce n'era più di una, o se doveva essere completata. Dopodiché si sarebbe chiesto ai ragazzi di realizzare l'esperimento, descrivere le osservazioni, argomentare le idee, condividere con chi era in coppia, perché comunque si lavora insieme, e poi scrivere una sintesi. Cioè, è stato uno stimolo che abbiamo sperimentato anche noi. La collaborazione è stata massima e questo si vede anche tra i ragazzi, perché oltre alla necessità di collaborare c'è anche il divertimento e la curiosità. Tutto quello che noi presentiamo e su cui stiamo lavorando si basa comunque sempre sulle indicazioni nazionali e sulle competenze chiave europee. Se pensiamo che le competenze di cittadinanza prevedono una certa quantità di competenze, cioè di azioni da saper fare, da saper applicare, come progettare, imparare ad imparare, individuare collegamenti, relazioni, nell'ottica di un curriculum verticale e di una interdisciplinarietà, è proprio l'attività sperimentale che ci permette di arrivare a questo. L'attività sperimentale che deve essere tipica delle scienze. Allora, i video che noi abbiamo preparato servono a dare un'indicazione di come deve, in che direzione deve dirigersi l'innovazione della didattica delle scienze e rappresentano il nostro modo di lavorare, il nostro gruppo. Allora, i video che sono proposti sono video che possono essere utilizzati in vario modo. Possono essere esclusivamente a carico, cioè interessare utile all'insegnante per un po' riflettere su un certo modo di una certa metodologia, una certa tecnica. Oppure possono essere utilizzate a distanza, per attivare una sperimentazione però in tempo reale, cioè questi video propongono l'inizio delle domande e poi propongono naturalmente l'attività sperimentale, ma nella didattica a distanza è importante che i video vengano stoppati prima dell'attività sperimentale e magari i ragazzi anche da casa possano fare loro stessi la sperimentazione. Perché comunque si tratta sempre di materiali molto semplici che si trovano in qualsiasi casa. Questi video possono pure essere anche utilizzati per introdurre un nuovo argomento, per concluderlo,
E comunque generano un notevole condivisione di idee, di argomentazioni, di pensiero, oppure possono essere utilizzati anche per riepilogare lo sviluppo dei concetti dopo che è avvenuta la reale sperimentazione. Quello che voglio dire è che i video che vengono proposti non devono essere fatti vedere così ai ragazzi, perché altrimenti sarebbero dei fruitori passivi. Noi ci muoviamo e crediamo profondamente che i ragazzi debbano costruire le loro conoscenze da soli, devono essere protagonisti. E noi, come insegnanti, non solo trasmettitori di informazioni, ma gestori, guide dei vari pensieri, dei vari interrogativi e delle curiosità che sorgono nel momento in cui eseguiamo un'attività sperimentale con loro. Questi POE sono una struttura particolare di attività sperimentale, perché P sta per previsione. Noi siamo di fronte a una domanda o a un problema. E dobbiamo fare i ragazzi devono fare una previsione di quello che potrebbe essere l'andamento della sperimentazione e darci anche una spiegazione. Quindi questo possono arrivarci attraverso il dialogo condiviso tra di loro, o condiviso anche in coppie o in gruppi un po' più ampi o l'intera classe. Poi c'è l'osservazione, quindi la sperimentazione vera e propria, di nuovo il dialogo per verificare se le previsioni erano state corrette oppure no. Quindi importantissimo, e vediamo anche la modalità di votazione, che è fondamentale, è quella del dialogo. Una cosa particolare può essere quella che molte volte il video può stimolare da parte dei ragazzi la voglia di fare anche loro dei video e di presentare le loro sperimentazioni attraverso un video, e quindi arrivare i ragazzi stessi a diventare loro insegnanti. Per un certo momento sono loro che diventano insegnanti. Allora, questi video vogliono primariamente rappresentare qual è il nostro approccio alla didattica delle scienze. Quindi vedrete che saranno video che rappresentano dei percorsi semplici, efficaci, quasi telegrafici, e che però permettono ai ragazzi di avviare quella riflessione metacognitiva, quel pensiero, coinvolgimento che gli permette poi di veramente comprendere in profondità i concetti, cioè l'attività sperimentale non richiede la memorizzazione di concetti, ma la costruzione di concetti, quindi che rimangono poi per tutta la vita. E inoltre, una cosa molto importante, durante il dialogo tra i ragazzi si promuovono anche quelle autoregolazioni dell'apprendimento dei ragazzi, cioè i ragazzi si sentono l'uno con l'altro, possono rivedere le loro idee, possono fare un confronto, valutarle, rivederle, perché comunque sono in continua interazione e hanno un continuo feedback con l'insegnante, ma primariamente con i pari, cioè con i loro compagni. Queste attività POE sono attività di risposta, nel senso che possono essere utilizzate a smontare le eventuali conoscenze pregresse degli alunni che possono essere raccolte attraverso griglie, brainstorming, schede a scelta multipla. Un altro aspetto di questi video è che presentano una progressione della costruzione dei concetti. La comprensione profonda sia attraverso la sperimentazione, ma anche attraverso saper far progredire l'apprendimento di un determinato concetto, sia all'interno della disciplina, ma anche attraverso il curriculum verticale.
Per esempio, uno stesso processo, uno stesso concetto, può essere presentato a tutti i livelli di scolastici, ma con quantità e di tipi di dettagli diversi. E questo ci aiuta a operare una riflessione su cosa e come far apprendere e a vedere le scuole come ponti, passaggi concatenati uno con l'altro. Un esempio pratico. Immaginiamo il concetto di fotosintesi, che è un concetto chiave nell'ambito della biologia dei viventi. È un concetto che si presenta, che viene presentato, magari senza neanche nominarlo, già nell'infanzia e poi nella primaria, dai 3 ai 10 anni. In questo livello di scuola è molto importante l'osservazione, la manipolazione, il porsi domande, parlare e partire dal macroscopico, che vuol dire poter effettuare osservazioni magari nel giardino della scuola, far crescere, coltivare piante in condizioni ambientali diverse, specialmente le piante acquatiche che danno poi una visione molto molto chiara della produzione di ossigeno in presenza di luce. Utilizzare strumenti come mattoncini di Lego per visualizzare questa trasformazione che è la fotosintesi che avviene all'interno delle piante. E tutto questo volto a obiettivi fondamentali che saranno la base per i gradi successivi di scuola, cioè i bambini dovranno riuscire a capire quali sono le esigenze delle piante confrontandole con quelle degli animali, capire la stretta relazione che ci sono tra tutti i tipi di viventi e capire che ci sono delle trasformazioni di materiali all'interno delle piante che permettono la costruzione del cibo. Non è a questo livello necessario nessuna formula chimica, nessuna reazione, né parlare di molecole e atomi, anche perché in questo periodo si sta costruendo il concetto cellula, naturalmente negli ultimi anni delle elementari, e spesso molecole, cellule, atomi possono essere poi mescolati insieme e considerati alla stessa stregua, con le stesse dimensioni, quindi dare origine a delle misconcezioni. Più avanti, tra 11 e 14 anni, quindi a livello di medie, ecco che si può fare un salto in più. Si riparla delle stesse cose di nuovo, ma in modo diverso. Un modello semplice che può illustrare la fotosintesi è quello di sostanze che entrano nelle piante e di luce che entra e di sostanze che ne escono, ossigeno e diossido di carbonio, e valutare cosa potrebbe succedere se aumentassero o diminuissero le sostanze che entrano. In caso si può anche evitare di parlare di della reazione di fotosintesi, anche perché potrebbe crearsi poi un'altra misconcezione più avanti del fatto che in realtà la fotosintesi non è fatta solo da una reazione, ma da più reazioni chimiche. Verso la fine delle medie e all'inizio del biennio si può entrare in più in dettaglio, allora suddividere la fotosintesi, riconoscendo che esiste un primo stadio legato alla luce, in cui dall'acqua si separa l'ossigeno che viene liberato come gas, l'idrogeno viene coinvolto nel secondo stadio della fotosintesi per reagire con l'anidride carbonica e formare glucosio. Verso gli ultimi anni delle superiori si può approfondire la parte biochimica che consiste nel parlare proprio di questi due stadi della fotolisi, uno stadio della fotosintesi dove le reazioni per avvenire hanno bisogno della luce e seconda parte dove non hanno bisogno della luce. Le competenze europee stesse ci chiedono, no, scusate, sono andata troppo avanti. Allora, un'altra, diciamo, stimolo che ci vogliono dare questi video
è quello dell'importanza dell'interdisciplinarietà all'interno delle scienze, cioè l'apprendimento STEM. La chimica, la fisica, la biologia, con la tecnologia, la matematica e anche l'ingegneria danno delle visioni diverse per ogni ambito, però insieme, integrandole, permettono una visione veramente unitaria e profonda dei processi che la singola disciplina da sé non può dare. Se pensiamo quando noi, un esempio, quando noi affrontiamo la respirazione, noi mettiamo in gioco non solo la biologia, non solo parliamo dell'anatomia, ma anche del significato del processo della respirazione all'interno dell'ecosistema e parliamo anche però dello studio delle proprietà dell'aria, del concetto di pressione e depressione, della diffusione dei gas e arriviamo anche a distinguere la respirazione cellulare nell'ambito della chimica. L'ultimo passaggio che ci ha aiutato a capire quello che già noi come gruppo stavamo facendo, la ricerca dell'Università di York, ci ha dato dei riferimenti molto importanti, cioè ci ha permesso di capire che la scienza è organizzata in grandi idee e queste grandi idee sono articolate in concetti chiave. Le scienze che noi insegniamo a scuola sono ricondotte alla fisica, alla chimica, alla biologia. Ora, le grandi idee che devono avere i ragazzi alla fine, almeno fino alla scuola secondaria di secondo grado, sono la grande idea della materia, delle forze in movimento, suono, luce, onde, elettricità, magnetismo, terra nello spazio. Ma ognuna di queste, per esempio la materia, può essere articolata in vari concetti chiavi, tramite la temperatura, riscaldamento e raffreddamento, galleggiamento, fondamento e densità, si riesce affrontare e comprendere sempre di più la grande idea della materia. Lo stesso cosa in biologia. La base cellulare della vita con i concetti può essere spiegata attraverso concetti chiavi che sono questi. È la stessa cosa la chimica, sostanze, proprietà, struttura particellare, reazioni chimiche, eccetera. Questo è un po' lo scheletro, la struttura il lavoro che noi seguiamo con il nostro gruppo. Scusate, è successo qualcosa? Mi sentite ancora? Sì, ti sentiamo, non c'è problema. Sì, ok, io avrei concluso e darei la parola a Marco. L'unica cosa, vabbè, continuate perché ho fatto qualcosa, adesso rientrerò. Va bene, grazie. Ci sono. Condivido la mia presentazione, spero che si veda. Si vede? E vediamo, non ancora. Un attimo solo. Vedi. Vediamo un po'. Arriva, arriva. Sì, C'è? se attivi anche il video, ti vediamo anche. Sì. Ok. Vediamo un po'. Ecco il video. Ecco, adesso vediamo il video, la presentazione io non la vedo ancora. Ecco, Si vede ora? adesso c'è. Puoi andare. Marco, a te la parola. Benissimo. Buonasera a tutti. Allora, questo è l'elenco del gruppo di educazione scientifica più storicamente definito. Quello che si trova ormai continuativamente tutti i mesi, molto più spesso, e anche in questa fase sia prima del lockdown che di didattica a distanza,
continuano a incontrarsi con periodicità. Siamo 23 insegnanti, naturalmente il gruppo è ancora più ampio quando è possibile incontrarsi in presenza, ma la situazione attuale ci ha costretto a restringere il gruppo a coloro i quali erano a parte di una chat dedicata alla partecipazione a didatta, in particolare negli anni scorsi. Volevo mettere in evidenza che abbiamo costruito negli ultimi giorni un indirizzo email che vedete tutti nella presentazione, gruppo scienzeto@gmail.com. Molto, molto importante, ne abbiamo parlato anche ieri con Angelo, perché vorrebbe dare proseguimento a questo incontro, coinvolgendovi e dando quindi una dimensione di collettivo successivo a oggi pomeriggio, che in fondo sarà una presentazione molto, molto veloce. Allora, tenete conto che noi cerchiamo di lavorare sempre in connessione con le indicazioni nazionali per il curriculum, e però anche con naturalmente le evidenze di tutta la ricerca nazionale ed internazionale. In particolare c'è da dire, da sottolineare, che il nostro gruppo collabora con un progetto molto molto famoso, Le Parole della Scienza, che è stato un progetto pilota MIUR per tanti anni e tuttora esiste a livello volontaristico. Il sito a cui potete fare riferimento per trovare dei materiali molto interessanti è www.leparoledellascienza.it. Vedete che tre dimensioni importantissime di questo progetto sono alcune parole chiave individuate peraltro dalla ricerca internazionale: l'apprendimento cooperativo e le mappe concettuali. Le mappe concettuali sono veramente una strategia, una pratica efficacissima. Di questo ci parlerà Paola Gatto nell'intervento successivo, ne farà almeno menzione. Siamo quindi gli insegnanti storici di questo gruppo, ma vorremmo crescere sempre sia in numero che in partecipazione. E guardate, sul portale che cura in maniera eccellente la nostra collega Rachele Lentini, del funzionario del CESEDI, potete vedere che il link cooperazione didattica per l'educazione scientifica, con quanto abbiamo prodotto ultimamente, lo trovate proprio sulla home page. È importante però far riferimento a questo decalogo di un certo Alex Johnston, che è stato veramente uno scienziato straordinario scozzese, il quale nel 1996, tanto per riassumere un suo famoso articolo, chiuse con questa serie di considerazioni, delle quali la prima che si riferisce ad Osobel. Tutti avete letto probabilmente il libro di Joseph Nowak, Imparare ad imparare, e vi ricordate che tutta la teoria di Osebol è assunta sia da Nowak che da Gowin in quel libro, sulle mappe concettuali, e la quale teoria sostiene alla fine che ciò che si apprende è controllato da ciò che si è già imparato precedentemente con successo. Questa sottolineatura con successo non è da poco, perché quanto ha espresso poco fa Enrica a me è sembrato ultra importante. È tutta la sua descrizione del processo di progressione e di costruzione del concetto di fotosintesi è, secondo me, veramente esemplare. Quindi quel suo PowerPoint chiederei a tutti i partecipanti di tenerlo e di poterlo condividere nei collegi docenti o comunque nei dipartimenti di scienze, per poter mostrare loro come è possibile riflettere insieme per costruire un curriculum verticale che non sia di quei curriculi che si mettono poi nel cassetto della vicepresidenza o del collegio, o del gruppo dei docenti interessati. Perché è importante? Perché è veramente difficile costruire un curriculum seguendo le indicazioni nazionali, le quali indicazioni nazionali sono eccellenti, ma hanno bisogno poi di un'articolazione locale, di una discussione, di un confronto. Siccome nel nostro gruppo partecipano insegnanti che sono disciplinaristi di discipline diverse e sono però animati tutti da uno stesso spirito cooperativo e collaborativo, noi vi invitiamo a partecipare ai nostri incontri. Ecco perché è importante quel indirizzo email. Scriveteci,
e noi vi risponderemo sempre. Sottolineato in rosso abbiamo messo la quantità di informazione che può essere elaborata nell'unità di tempo è poca. Troppo spesso noi pensiamo di dare tante informazioni convinti di contribuire, in realtà carichiamo eccessivamente la memoria di lavoro a breve termine. Il discorso dei feedback: per un buon apprendimento sono necessari conferme e feedback. Ah, questo ci viene sottolineato, l'ho sottolineato moltissimo dalle 800 meta ricerche di Giannatti. Il feedback è veramente uno degli aspetti più importanti nell'apprendimento. La valutazione deve essere naturalmente, come ci insegna il buon professor Mario Comoglio, formativa e diagnostica, e deve essere quindi per l'apprendimento. Gli studenti hanno opportunità di consolidare attraverso i collegamenti delle associazioni. Ecco un principio di indicazione di mappe concettuali. Il problem solving deve essere in tutte le specie, naturalmente, ma il punto 10 è nodale. Gli studenti, guardate cosa diceva il grande Alex Johnston nel 1996. Gli studenti devono avere l'opportunità di insegnare. 1996. Alex Johnston insegnava a Glasgow e questa pubblicazione è di Journal of Chemical Education di quell'anno. Passo avanti, guardate ora, da 1996 facciamo un passaggio a Bari 2019, quando si sono incontrati 27 tra rettori e delegati della didattica delle università d'Italia a Bari. Ci sono 100 contributi in questo bellissimo libro che trovate al link che vedete in basso, naturalmente con la condivisione che Angelo provvederà a fornirvi. Potrete tutti quanti avere queste slide e poter scaricare questo meraviglioso libro. Guardate, io ne ho tratto alcune considerazioni, alcuni interventi. Allora, il nostro professor De Toni dell'Università di Udine, che ci dice parla di approccio laboratoriale. Dice: noi dobbiamo innovare la didattica universitaria, quindi qui stiamo cercando in questo incontro, colleghi, di pensare che da una parte ci sono le indicazioni nazionali che ci dicono delle cose e dall'altra ci sono le indicazioni dei rettori delle università che ci dicono delle cose analoghe. Dall'alto e dal basso dobbiamo ragionare insieme per raggiungere una didattica innovativa, individuando concetti trasversali. Ecco che la nostra collega Enrica parlava dei concetti STEM, cioè delle discipline STEM. Ma poi guardate in rosso, progressivamente i diversi concetti. Vedete che la progressione che descriveva poc'anzi la collega è assolutamente sentita anche a livello universitario. Adottare strategie che consentano agli allievi il transfer, cioè il problem solving. Concordare linguaggi, strategie didattiche. Ecco, qua ci siamo all'apprendimento cooperativo, al lavorare insieme, al discutere, al dialogare. Ed ecco un altro professore, Francesco Benigno della Università di Pisa, addirittura della Normale di Pisa, che nel ranking mondiale, per quello che possano contare i ranking, naturalmente, viene indicata tra le prime università italiane. Ci dice il professor Benigno che l'innovazione già portata avanti dalla Normale di Pisa è in una dimensione dialogica, e dice in fondo quello che stiamo cercando di fare è il cooperative learning, creando interdipendenze positive. Questa è la Normale di Pisa. Poi altri interventi, Università di Trento, lavori di gruppo, problem solving, eccetera eccetera eccetera. Potete leggervi queste cose per poterle confrontare e condividere con i colleghi. Vado avanti molto rapidamente. Questa è un pochino una mappa concettuale che abbiamo costruito sulla nostra riflessione di questi ultimi anni. Cerchiamo di valorizzare le indicazioni nazionali per il curriculum. Naturalmente, cosa cerchiamo di fare? Attività laboratoriale, vedete in fondo, e vediamo che ci colleghiamo benissimo con le indicazioni del rettore dell'Università di Udine, De Toni, e ci basiamo su attività problematiche. Ma le attività problematiche le possiamo svolgere in diverse maniere. Problem solving cooperativi, sperimentali, inquiry, cicli di apprendimento, eccetera, eccetera. Tutti bellissimi. L'ultimo di questo elenco che abbiamo segnato è prevedere, osservare, spiegare. Il POE, diceva
Enrica, io l'ho sintetizzato in poem, e guardate, qui abbiamo preso il prevedere, osservare, spiegare, ed è quello che oggi vedrete, sul quale ci concentreremo. Non possiamo fare gli altri, vedere gli altri approcci, però questi li potremmo vedere insieme se parteciperete al nostro gruppo. Questo prevedere, osservare, spiegare, noi lo abbiamo, e qui sta la bellezza del nostro gruppo, coniugato in una dinamica cooperativa attraverso un altro approccio, che è il pensa e vota, discuti, rivota, condividi, una delle articolazioni possibili del famoso team per share. Vediamo come si può fare, poi vedremo altri esempi. Ah, tra l'altro in fondo potete trovare il link quando avrete queste diapositive, con cui arrivare immediatamente al portale dell'apprendimento cooperativo e trovare alcune interessanti proposte. E alcune proposte operative semplici, che vi presentiamo oggi perché non abbiamo molto tempo, le potrete trovare sui link segnalati fra poco. Per vedere questi link dobbiamo considerare tutto ciò che ci ha detto Enrica, cioè considerarli dei video tutorial e provare in concreto. Video tutorial vuol dire che non devono essere fatti vedere in continuum, ma separati in sequenze, di volta in volta ci si ferma, si guarda, e fra poco vi darò qualche indicazione. Ecco, questa è la pagina del portale di apprendimento cooperativo, in cui troviamo i nostri link, e guardate, sulla destra tutti i link sono presenti, basta premere su ciascuno di questi e noi entriamo a vedere i prodotti. Questi prodotti sono stati realizzati negli ultimi 2 mesi, non di più, ottobre, novembre, metà ottobre a oggi, quindi sono piuttosto nuovi. Cosa stiamo cercando di fare? Di dare un contributo alle scuole in questo periodo di DAD, ma anche un contributo a noi stessi per cercare di capire come illustrare ai colleghi dei percorsi didattici rapidi, ma ulteriormente per fare ricercazione. Alcuni colleghi, per esempio, alcuni insegnanti stanno proponendo questi video nelle proprie classi, altri li stanno inventando, li stanno girando. E nel proporre questi video in sequenze, ripeto, riescono anche a documentare quelle che sono le reazioni dei ragazzi, a vederne sia dal punto di vista motivazionale che dal punto di vista della crescita delle strutture cognitive, e sia anche dal punto di vista dell'emersione di quelle concezioni ingenue che vengono chiamate a volte misconcezioni. Facciamo un esempio. Prendiamo questo questo video, che dura 1 minuto, che trovate appunto all'interno di quell'elenco, e Lea e Luca sta grandinando su un lago e sul mare. Si tratta di decidere, di discutere dove la grandine che sta cadendo sulle due acque fonderà prima nell'acqua o prima di mare o prima nell'acqua di lago. Allora, vedete che viene proposto il video, che dura 1 minuto, ricordate, a un certo punto si trova questa domanda: dove la grandine resterà più a lungo in superficie? Allora, visibilmente, allora, no? È in forma solida l'acqua. Allora, a questo punto si passa a dire ai ragazzi: adesso dovete pensare, la domanda è questa, dovete pensare da soli, individualmente, 2 minuti. Che vuol dire che non parla nessuno, si pensa individualmente. Consideriamo che il pensiero individuale sia fondamentale per una riflessione collettiva e cooperativa. Poi votiamo. Questo tipo di votazione non è una cosetta da poco, perché noi la facciamo, la presentiamo con dei cartellini colorati, vedete, blu, rosso e verde, dove c'è scritto. Angela, che ha preparato questo video, dice: esprimi il tuo pensiero usando il colore corrispondente, quindi resisterà di più sul mare, sul lago, oppure con gli stessi tempi. Possono votare dopo aver pensato individualmente, vedete i ragazzi che votano, oppure potrebbero votare come si usa fare in grandi università. In Italia si usa molto, per esempio, nell'università di Udine, con la professoressa di fisica Michelini. Ma grandi università come quella di Harvard, per esempio, il grande professore Eric Mazur,
ha prodotto dei libri di fisica straordinari, internazionalmente tra i più disponibili, ed ecco che li votano con i clickers dei telecomandi. La nostra collega Caterina Busolo, per esempio, ha fatto la stessa cosa con gli studenti dell'Avogadro attraverso l'utilizzo di Socrative, un'altra applicazione. Allora, a questo punto vedete che si tratta di fare, dopo la votazione individuale, arrivare a un'argomentazione in coppie, un dialogo con argomentazione. Vedete i due ragazzi che stanno discutendo, ragionando, dialogando, argomentando però, con dei ruoli cooperativi, non semplicemente in modo meccanico. Poi si prosegue e a questo punto c'è la seconda fase. La seconda fase, dopo quella della votazione individuale e del dialogo, è quella dell'esperienza. L'esperienza che passa attraverso un esperimento, dove noi insistiamo, se possibile, l'esperimento deve essere fatto concretamente, o a casa, o in laboratorio, o in aula se si tratta della scuola primaria. Sono di rapida esecuzione, vedrete il video e quindi capirete benissimo tutta la dinamica di questa esperienza. Andiamo avanti, osserviamo. Dopo 7 minuti c'è ancora del ghiaccio. Ma dov'è il ghiaccio ancora? È nel mare, non nel lago. Normalmente, vi assicuro che abbiamo fatto domande anche ai professori universitari, alla risposta dov'è che fonde prima un ghiacciolo, nell'acqua di mare o nell'acqua dolce, la maggior parte degli insegnanti, anche universitari e anche di formazione scientifica, ci hanno risposto che sarebbe fusa prima nell'acqua di mare, perché pensavano alla diluizione. Quindi vedete che ci sono dei concetti controintuitivi che costituiscono in tutti noi delle misconcezioni, ne siamo ricchissimi tutti, e di conseguenza quindi la sfida delle scienze è anche quella di rompere, distruggere certe concezioni che sono sbagliate per poterne costruire di corrette. Alcune difficoltà di apprendimento dipendono proprio da non aver affrontato queste difficoltà che la ricerca educativa invece ha messo in evidenza. Finisce il film unendo poi una serie di domande interessanti: cos'è lo strato di colore rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Tre domande che sono altri tre piccoli problem solving, che creano conflitti cognitivi, che permettono la discussione, il dialogo. Insomma, in un minuto di un video è possibile veramente pensare, frazionandolo in diverse sequenze, che si realizzano delle lezioni piuttosto complesse, cioè con lezioni di 2-3 ore. Eccoci qua. Ricordiamo sempre che nel dialogo si argomentano le risposte, ma non necessariamente si deve arrivare a una risposta univoca. A volte ci si arriva e altre volte invece rimangono delle idee diverse, come vedete nella figura di destra. Quindi è fondamentale, piano piano, anche questo è un aspetto educativo alla cittadinanza e all'educazione civica, è fondamentale che gli allievi si abituino non a cambiare idea facilmente, ma devono essere veramente convinti delle argomentazioni del proprio compagno o compagna. Questo è utile, ecco, anche contro certe abitudini che c'è nella scuola, di vedere nel più bravo, tra virgolette, quello che ha i migliori voti, il più bravo in tutto. Spesso ci sono dei ragazzi super intuitivi che a scuola hanno invece dei risultati non eccezionali. Diventeranno sempre più brillanti se si consente loro di poter esprimere ragionamenti che spesso poi funzionano meglio di quelli classici. Guardate cosa ha scritto la nostra collega tempo fa, 16 novembre. La nostra collega ha detto: venerdì mattina ho utilizzato questo video dedicato ai cubetti di ghiaccio e agli ASBIR. Nella sua semplicità ed immediatezza è stato molto utile. Non era questo video, un altro, però insomma assomigliava. È stato molto utile per riflettere su esperienze facilmente riproducibili anche in casa, al fine di questo periodo va bene, al fine di osservare i passaggi di stato dell'acqua, ma anche di iniziare a ragionare su questioni a livello globale. E qui vengono fuori questi discorsi tra acqua e ghiaccio che noi stiamo cercando di proporre. I video sono due, potete vederli tranquillamente, durano poco. Un'altra email ricevuta di un altro insegnante italiano nella scuola primaria, ci dice: sì, è bellissimo per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze, ma è straordinariamente interessante per tutte le discipline.
sulla logica, sul lessico, sulla sintassi, sulla capacità di fare previsioni, sull'attenzione, e avrei altro da dire. Mi chiamo Patrizia, questa nostra collega, e lavora ad Ancona. Tutto questo perché? Perché siamo convinti di tanti aspetti della ricerca educativa. Uno di questi aspetti riguarda l'Università di Cambridge, che ha un centro dell'educazione che ha fatto dei passaggi enormi lavorando con le classi direttamente. Guardate un libro a sinistra che dice "Pensiamo insieme", l'interpensare, è tutto fatto a livello cooperativo, eh? E dicono questi ricercatori, di cui faccio un nome che è scritto, che trovate scritto su questa diapositiva, un altro nome secondo me straordinariamente importante è Robin Alexander, potete inserirlo in Google e lo troverete, sempre di Cambridge, e sostengono che la capacità di pensare insieme passa attraverso il dialogo, l'ascolto e il parlato. Il parlato e l'ascolto sono i punti iniziali della nostra vita e sono fondamentali anche nella nostra vita da adulti. Possiamo a questo punto passare a una cosa importantissima. Avete visto come procediamo con questo prevedere, osservare, dialogare in coppia e poi discutere più ampiamente. Ora vi chiediamo di progettare anche voi, progettare quando sarete a casa, domani, dopodomani, domenica, una cosa molto semplice. Guardate, siccome parlavamo di verticalità, abbiamo preso un quesito Teams che potete leggere. In tre bicchieri d'acqua ci sono tre cubetti di dimensioni diverse, nei tre bicchieri d'acqua la quantità di acqua è sempre la stessa, i bicchieri sono uguali. Ebbene, ci viene chiesto cosa accade ai tre cubetti di ghiaccio appena li mettiamo in acqua, considerando che i tre cubetti sono di dimensioni diverse. Quattro risposte, quattro cartellini e tanto dialogo. Vi chiediamo, guardate sulla sinistra che è questa etichetta in azzurro, diciamo progettate anche voi. Vi chiediamo di fare un piccolo progetto tenendo conto di quello che vi abbiamo detto finora e sentirete più tardi, e poi di inviarcelo a quel famoso nostro indirizzo email che abbiamo sottolineato, che è gruppo scienze to@gmail.com. Noi leggeremo e vi daremo un riscontro e poi lo condivideremo con altri. Se avete voglia, dateci anche indicazione della vostra scuola e classe e ci terremo in contatto. Naturalmente avremo modo di incontrarci poi a Cesedi se avrete voglia e tempo. Ve ne presentiamo un altro. Questo è, vedete, è una riformulazione di un Teams, di una proposta per il terzo grado, l'ottavo grado, quindi per la terza media. Un'altra proposta, guardate, quattro contenitori, quattro che contengono dei chiodi, solita domanda, questa l'abbiamo un po' rielaborata noi, abbiamo una scatola di cartone, abbiamo lasciato questi quattro contenitori per una settimana, in quale contenitore troveremo i chiodi più arrugginiti dopo una settimana? Anche qui vi chiediamo di progettare, di fare un protocollo, no, di attività educativa in apprendimento cooperativo simile a quella che abbiamo visto finora, dove il dialogo sia presente e centrale. Passiamo a una terza proposta, ricordatevi di iscriverci, questo è importante. Progettate voi l'esperimento, guardate, l'esperimento sempre per l'ottavo anno a questo punto è di avere questa situazione nella figura, oggetti di metallo a temperature diverse, poi ve lo riguarderete perché tanto Angelo vi farà arrivare il PowerPoint e guardate, pensate per un minuto, si dice ai ragazzi, e scegliete una figura. Naturalmente qua si tratta di stabilire in che direzione va il flusso di calore, figura 1 o figura 2, però poi dialogheranno, daranno l'esplicazione, ci si capirà, eccetera eccetera. Quello che vi chiediamo come insegnanti non solo è di creare la scheda, ma di pensare, di inventare, ideare un esperimento per la seconda fase. Quale esperimento? Io per esempio ne ho pensato uno con due clips, una riscaldata, tenuta con una pinza, riscaldata probabilmente con un accendino, e l'altra clips fredda, no, a temperatura ambiente, avvicinata alla prima. Voi pensate a altri semplici esperimenti non pericolosi da proporre ai ragazzi di terza media e la cosa sarà molto interessante. I ragazzi probabilmente avranno anche altre idee e sarà molto divertente sapere quali suggerimenti ci daranno.
guardate che bellezza vedere i bambini e i ragazzi che votano. Però ti dirà qualcosa Paola sull'entusiasmo che crea la votazione. Guardate i ragazzi che davanti a un esperimento osservano, quindi si impegnano nella riflessione, rendono visibile il loro pensiero. Questo è molto noto. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, non c'è nessuno di noi soltanto perché ci sono dei problemi di salute in alcune nostre colleghe, ma il nostro gruppo dell'infanzia segue tutte le indicazioni di Reggio Children, cioè di quel gruppo che fa capo proprio al Howard Gardner dell'Università di Harvard. Seguo, guardate, un bel gruppo di Harvard, di ragazzi che stanno discutendo, ancora una volta trasformano una grande classe di 300 persone in un grande luogo di dialogo. E poi quando c'era Dad, che facciamo? Eccoci qua, guardate a destra i due ragazzi che devono cercare di avere stanze cooperative. Noi abbiamo degli insegnanti che con Zoom hanno cominciato a lavorare a marzo, è stata una cosa bellissima, anche se le difficoltà ci sono tante, ma sono riuscite a superarle, nonostante che poi è indubbio che la presenza è un'altra cosa. Un esempio, ve la leggerete, questa qua di attività che si può svolgere qualora non si possano far incontrare nelle stanze i ragazzi. Ricordiamo che tutte le formulazioni Teams, Ox e PISA, come diceva Enrica, possono essere poi modificate e riformulate in termini dialogici e quindi costituiscono una cosa preziosa. Ricordiamo anche che il nostro PISA ha sottolineato nel 2015 che la competenza di problem solving più importante non è quella individuale, ma è quella collaborativa. Quindi stiamo facendo un giochettino da ragazzi. Un esempio che vi leggerete, che credo sia molto interessante, ma si capisce subito. E poi un'altra cosa, uno dei tanti altri approcci a cui ho fatto cenno Enrica. Guardate un pochino questa rappresentazione. La presentazione dice: ma cosa rappresenta C nelle scienze? E Laura, Sandro, Alex dicono cose che sono alla fin fine tutte quante corrette. Tranne una, ma il fatto che siano corrette è interessante perché sono poi facce della stessa realtà, della stessa importanza. Vediamo se l'ho scritto dopo. No, sono facce della stessa comprensione. Wiggins e Mettait, ne ha parlato Angelo in qualche webinar, hanno costruito delle riflessioni colossali nei loro libri. E in fondo, questa immagine che avete visto poco fa mostra diverse facce della comprensione. In questo senso quindi cerchiamo di adeguarci anche a questo aspetto della ricerca internazionale. La ricerca potete leggerla poi nella slide. Su questa semplice cosa rappresenta C nelle scienze, si dice molte cose sul significato dei simboli, perché poi vengono costruite grandi difficoltà nell'apprendimento della scienza e della chimica soprattutto, proprio perché queste varie sfaccettature della comprensione non sono curate a sufficienza. E ripeto e chiudo: le discussioni in coppia o in piccoli gruppi collaborativi permettono, attraverso l'argomentazione e le discussioni e i dialoghi, di superare moltissime difficoltà da parte di tutti, di arricchirci e di imparare a dialogare, discutere, parlare e a seguire quel filo che Vygotsky ci ha insegnato e che sottolineo quando diceva nel suo libro più famoso: pensiero e linguaggio. Io chiudo con quest'ultima diapositiva che vedrete a casa e passo volentieri la parola a Paola. Ciao a tutti. Eccomi. Allora, aspetto di avere la possibilità di condividere il PowerPoint. Ok. Lo vedete? Non ancora. Un attimo, sì, un attimo solo che non è mai finita. Ok. Arriva. Ok, ce l'abbiamo fatta. Molto bene, quindi passiamo adesso a vedere un esempio di questo tipo di didattica nella scuola primaria. Andiamo in modalità presentazione, così magari si vede meglio. Ok.
Dunque, all'interno del nostro gruppo facciamo riferimento anche al ciclo di apprendimento di CARPLUS, che è un ciclo che prevede fondamentalmente tre fasi. Una prima fase che è quella di esplorazione e sperimentazione, in cui che viene condotta dai singoli bambini oppure dalle coppie, dei gruppi, e in questa fase i bambini manipolano gli oggetti, compiono delle osservazioni, delle investigazioni che riguardano i diversi fenomeni scientifici. Dopodiché CARPLUS sostiene che i bambini abbiano bisogno di una parola concetto che li aiuti a denominare quel particolare fenomeno, e quindi si passa alla seconda fase, che è quella della, appunto, dell'introduzione della parola concetto. E in questa fase i bambini cercheranno anche di riconoscere regolarità nei vari fenomeni scientifici, per arrivare poi alla terza fase, che è quella dell'elaborazione, in cui si richiede agli allievi di applicare questa nuova parola concetto anche ad altri problemi e ad altre situazioni differenti. Quindi prima si devono creare i presupposti per dare significato a un concetto, e poi si cercherà di applicare questo concetto applicandolo in contesti diversi, quel concetto diventa realmente significativo per i bambini, e quindi è un passaggio dal concreto all'astratto. L'ultima fase, quella dell'elaborazione, in realtà è una fase molto lunga. Io ho super sintetizzato il ciclo di apprendimento di CARPLUS, ma è una fase molto lunga quella dell'elaborazione, che CARPLUS era un piagettiano, per cui quest'ultima fase riprende un po' la fase dell'assimilazione e dell'accomodamento, per cui l'accomodamento avviene dopo un lungo periodo di assimilazione. Ed è in realtà una strategia molto, molto corposa e anche molto utilizzata anche in ambito internazionale. Quindi, se siete interessati, è previsto a gennaio, se non sbaglio il 18 gennaio, inizierà il corso online per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, in cui avremo modo di approfondire questo ciclo. Passiamo invece adesso a illustrarvi una attività che viene fatta utilizzando un'altra tecnica, che è il POE. In realtà, è come dire, nel nostro gruppo scienze non è che esiste una strategia vincente, è che tutte queste tecniche, queste modalità, queste strategie, quindi l'apprendimento cooperativo, il ciclo di CARPLUS, le mappe concettuali di cui vi parlava Marco, e che partirà un corso di formazione anche su questo a gennaio, praticamente si fondono insieme nelle nostre attività. Come vi diceva anche Enrica prima, talvolta che cosa facciamo? Prendiamo delle prove INVALSI e proviamo a rielaborarle in una modalità che sia dialogica. Quindi da una didattica che è, come dire, prettamente individuale, perché di solito le prove INVALSI sono viste come delle prove assolutamente individuali, cerchiamo di trasformarle in una modalità collettiva. Perché ci piacciono gli item INVALSI? Innanzitutto perché si rifanno alle indicazioni nazionali, che tanto ci piacciono in realtà, nel senso che ci sono questi traguardi che sono davvero belli e che sono ambiziosi. Per esempio, con questa attività, il traguardo che si vuole raggiungere è quella di costruire dei ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi col punto di vista degli altri. Quindi, in questo caso, che cosa facciamo? Lo facciamo utilizzando il POE, come vi diceva Marco, il prevedi, osserva e spiega, e attraverso la votazione. Questa è una tecnica che innanzitutto è molto versatile, nel senso che la si può usare veramente in un sacco di situazioni, anche al di là dell'ambito scientifico, come ci diceva anche la collega di
marchigiana, ma è anche molto gradita ai bambini, perché, adesso lo vedremo, hanno modo di mettersi in gioco, tutti hanno modo di poter dire la propria. Ma partiamo dall'attività. Dunque, le slide che vedete in realtà sono quelle che poi abbiamo utilizzato anche per fare il video. Adesso le abbiamo riportate in questo modo per potervele illustrare. Quindi questa attività la si può proporre sotto forma di video o magari in classe, utilizzando questi oggetti la si può mettere in atto. Per cui immaginiamoci questa situazione. Ci sono Arianna e Carlotta che stanno giocando con l'acqua e hanno a disposizione un bicchiere, una bottiglietta e una vaschetta di plastica. Carlotta dice: ho versato l'acqua nella vaschetta e per riempirla completamente mi sono serviti 15 bicchieri. E Arianna dice: anch'io ho versato l'acqua nella vaschetta e per riempirla completamente mi sono servite 5 bottiglie piene. Allora Carlotta ci pensa un po' su e poi dice: ah, allora occorreranno 3 bicchieri per riempire una bottiglietta. A questo punto i bambini sono chiamati a esprimere la propria opinione, a votare. Voteranno dicendo: sei d'accordo con Carlotta? Alzo il cartellino giallo per dire sì o il cartellino verde per dire no. Io in classe, per esempio, lo faccio tanto anche utilizzando semplicemente le penne colorate se non abbiamo i cartellini, per cui penna rossa vuol dire sì, penna verde vuol dire no. Per cui esprimiamo il nostro pensiero votando. Nel video avete la possibilità di mettere il video in pausa per pensare, perché è importante che ci sia sempre questo primo momento individuale in cui ognuno va a recuperare quelle che sono le proprie preconoscenze, le proprie esperienze che possono essergli utili per dare la risposta. Ma perché è importante votare? È importante perché tutti si sentono coinvolti, quindi anche quei bambini che di solito sono lì in classe ma sono persi nei propri pensieri, in questo momento devono essere attivi, devono esprimere la propria opinione. In più la possono esprimere veramente liberamente, senza sentirsi giudicati, perché non è che io poi vada a mettere il voto sulla votazione che hanno fatto, ma è la base per iniziare una discussione in classe. Perché nonostante il distanziamento tutti possono sentirsi protagonisti di un dialogo collettivo. Io ora non so come sia la situazione da voi, nella mia scuola praticamente è stato quasi bandito tutto, quindi noi che abbiamo sempre lavorato in modalità cooperativa in questo momento ci troviamo davvero tanto in difficoltà, per cui abbiamo sentito il bisogno di mettere in atto queste modalità proprio per evitare di ridurci a fare solo delle lezioni frontali. In questo modo riusciamo davvero a coinvolgere tutti e a creare un, come dire, quello che Comoglio descriveva come ambiente di apprendimento in cui tutti, in cui chiunque può esprimere la propria opinione, no? E quindi quella roba che genera motivazione ad apprendere. Ma andiamo avanti. Dopo questa fase di votazione abbiamo la possibilità di parlarne con un compagno. Ora, in classe adesso non si può parlarne con un compagno e quindi che cosa facciamo? Possiamo far argomentare non più a coppie ma in gruppo. Per cui è ovvio che in questo momento il ruolo dell'insegnante è fondamentale, è importantissimo. Deve essere lui che gestisce la discussione senza trascurare nessuno. Dopodiché, dopo che si è parlato, si è discusso, non abbiamo detto ha ragione Gino e invece Tino ha torto, ma abbiamo discusso, abbiamo parlato, l'insegnante avrà stimolato con delle domande per far emergere dei ragionamenti, delle riflessioni. Dopo questa fase siamo chiamate a votare nuovamente, quindi magari una persona che in un primo momento si era espressa in una direzione, parlandone con un compagno nella discussione collettiva, può cambiare idea e può esprimerla di nuovo. E questo è sempre molto gratificante, no? Per chi magari ci arriva un attimo dopo
riuscire a avere la possibilità di rivotare, per cui dopo esserti confrontato vota di nuovo e di nuovo sei d'accordo con Carlotta, la quale sostiene che per riempire una bottiglietta occorrono 3 bicchieri pieni d'acqua, sì con il giallo, no con il verde. Per concludere, nel video vedrete che c'è una prova pratica, quindi si prova praticamente a riempire la bottiglia con i 3 bicchieri, ma la si può anche rappresentare graficamente in modo che per quei bimbi che sono un po' più visivi sia proprio chiaro che c'è la relazione che c'è tra la capacità del bicchiere e la capacità della bottiglietta. Ora, attraverso questo semplicissimo item invalsi, che cosa abbiamo messo in atto? Allora, innanzitutto i bambini hanno dovuto dimostrare di avere una certa padronanza delle operazioni, dei calcoli, ma sono andati anche a ricercare nel proprio bagaglio di conoscenze come dire, tradurre due unità di misura non convenzionali, che sono il bicchiere e la bottiglia. Hanno fatto un'equivalenza praticamente. Ma si sono anche sforzati di comprendere un testo e si sono anche sforzati di argomentare la propria scelta e di ascoltare l'argomentazione dei compagni. Quindi abbiamo messo in atto un sacco di abilità e di processi mentali. Quindi il nostro invito è quello di provare. Questo appunto è un item delle prove invalsi e l'abbiamo rielaborato insieme alla mia collega che si chiama Daniela Belvederesi. E, il nostro invito è proprio quello di andare a provare a fare questo lavoro, a rielaborare delle prove invalsi che vi assicuro alcune sono davvero meravigliose perché laddove per esempio ci sono più risposte, tipo la risposta A, B, C e D, il fatto che in classe ci sia una prevalenza di un certo tipo di risposte piuttosto che di altre è veramente molto significativo perché gli item invalsi sono costruiti in modo tale da stabilire, cioè i distrattori, quindi quelle che non sono le risposte corrette, sono strutturate in modo tale da capire anche su che cosa bisogna poi andare a lavorare. Per cui vi invitiamo a provare a rielaborare delle prove invalsi e inviarcele a quell'indirizzo mail di cui vi ha già illustrato tutto Marco, che vi ripropongo qui, che è gruppo scienze torino@gmail.com. Io ho terminato, passerei la parola alle colleghe Angela e Caterina. Provo a. Ok, grazie Paola. E passo la parola ad Angela che può condividere la sua presentazione. C'è anche Caterina? Sì. Prima parli tu Angela, poi dopo Caterina. In realtà saremmo insieme, è possibile? Però la presentazione può condividerla solamente una di Sì, voi. faccio io, sì, certo. Allora, Grazie. Caterina, puoi attivare il video. Ecco, Andiamo. perfetto. Andate Grazie. pure. Buonasera a tutti. Siamo Angela. C'è anche Caterina? Ci sei, Caterina? Mi Caterina, non sento. si sente l'audio. Devi avvicinarti di più. Così va meglio? Sì. Sì, è un problema. Se hai delle cuffie, è meglio non usarle, Oh, perché ok, le ho tolte. creano Sì. problemi. Infatti, Le ho tolte. perfetto. Perfetto. Allora, sì? Allora, io sono Caterina dell'Istituto di Istruzione Superiore del Amedeo Avogadro di Torino. E come detto da Marco, anche da Paola, vi invitiamo a interagire con noi per arricchirci di idee, contattandoci alla mail del gruppo.
Allora, partecipiamo a questo webinar, a questo incontro con tutti i componenti del gruppo Scienze. Infatti, nella vignetta del PowerPoint che poi vedrete, è stata realizzata da Felicita. E con Donatella condividiamo invece il lavoro con le classi del biennio tecnologico nella nostra scuola. Insieme costruiamo attività interdisciplinari in collaborazione con collaborative, scusate, di chimica e fisica, in modo da abbattere quelle barriere che molto spesso si ergono tra le materie. E quindi cerchiamo di costruire con gli allievi una terminologia e un approccio scientifici comuni a chimica e a fisica. Questo seguendo le indicazioni nazionali che proprio in ambito scientifico propongono di porre domande, costruire ipotesi, osservare, sperimentare, raccogliere dati, formulare ipotesi conclusive e verificarle per costruire quel pensiero logico e critico. E per avere la capacità di leggere la realtà in modo razionale, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze. Il nostro gruppo, quando si riunisce mensilmente, come ha detto Marco, mette in pratica nelle classi la metodologia didattica dialogica, cooperativa, che sperimentiamo nei nostri incontri, cioè noi lavoriamo in questo modo. E questo lavorare insieme permette di condividere le nostre abilità, anche le nostre abilità personali, non solo quindi la nostra conoscenze professionali. E tutto questo per costruire un curriculum verticale che parte dall'infanzia, passa attraverso la primaria, la secondaria di primo grado e per arrivare alla secondaria di secondo grado. Vai, Angela. Bene, proviamo a condividere con voi un video. Il PowerPoint ce l'avrete, quindi potrete poi seguirlo con calma. Questo video che vi proponiamo parte proprio dal, come diceva appunto Enrica, dal riprendere una delle grandi idee che abbiamo appunto appreso con, analizzando il materiale di IOR. Questa grande idea è la materia. E proviamo proprio a intrecciare fisica e chimica nella scoperta della materia, quindi nello stimolare i ragazzi a scoprire quali sono le caratteristiche della materia. Il video, come già è stato detto ampiamente, parte solitamente da una, i video partono con una domanda, è una domanda che dovrebbe un po' suscitare curiosità e generare anche degli agganci con ciò che gli studenti hanno come esperienza personale. È molto importante, lo diceva già Paola, è stato già detto, il momento del pensare da soli, pensare, capire cosa il proprio pensiero elabora riguardo alla domanda che è stata fatta. Questa è una domanda semplicissima e viene anche proposta come sperimentazione. Molti ragazzi, quando arrivano ad avere questa domanda, hanno subito degli agganci personali. Molti pensano: ma sì, mi succede quando questa situazione riprende un po' quando sono in spiaggia col secchiello. Oppure qualcuno a volte dice: io l'ho vista nel filmato dei Pirati dei Caraibi. Sono importanti queste associazioni perché permettono agli allievi di concretizzare quello che a volte sui libri resta soltanto scritto con un po' di inchiostro su una carta. I materiali, non so se si riesce a vedere, possono essere semplicemente dei materiali di plastica, quindi in questo modo secondo noi è importante anche l'educazione all'ambiente, quindi si fa in modo che i ragazzi possano avere il proprio bagaglio personale. E in questo modo ognuno può sperimentare e soprattutto quando poi è il momento di votare, come è stato detto ampiamente da Paola, si dà la possibilità ad ognuno di esprimere il proprio pensiero in uno dei modi che è stato già detto. In questo periodo, in modalità didattica a distanza, si potrebbero anche utilizzare le Jamboard per far votare con gli studenti. È molto immediata come votazione.
E poi è importantissimo, ma io non mi ripeto perché è stato già ampiamente sviluppato questo tema, il pensare da soli, ma l'ascoltare anche il pensiero dell'altro, il condividere. Molto spesso c'è questa reticenza da parte degli ragazzi che sempre non vogliono far vedere che hanno appreso dagli altri, è come se fosse un disvalore. Invece, valorizzare questo apprendere dagli altri, quindi mettere in campo quello che diceva, è stato già ripreso prima da Marco con il decalogo di Johnson, il poter spiegare ad altri, quindi essere a loro volta, insegnare a loro volta è molto importante. Questa sperimentazione può essere vista nella verticalità e Caterina ci può dire molto di più su questo. Sì, l'apprendimento dei concetti scientifici passa attraverso l'osservazione del fenomeno dal punto di vista macroscopico, però può essere preinterpretato anche dal punto di vista microscopico, ad esempio con l'utilizzo del modello particellare. Può essere poi spiegato con l'uso del linguaggio simbolico, così come sottolineato nel triangolo di Johnston. Per l'aspetto microscopico si può introdurre il modello particellare sin dalla primaria. Angela, mi fai vedere la... Sì, c'è già, non si vede. No, io non la vedo. E anche il video non l'ho visto, anche l'inizio del No, video non non l'ho si visto. vede. Non Non si si vede vede. nulla. Si è Ma ancora il video avviata l'avete visto? l'esibizione. No. No, neanche il Ah. video. Allora dovevate dirmelo, perdonatemi. Sì, perdonatemi, dovevate dirmelo perché il video adesso ve lo faccio rivedere velocemente. Mi dispiace, scusate. Il video siamo arrivati a questo punto. Mentre vi parlavo, il video scorreva. Mi dispiace, non dovevate dirmelo. Però, quindi in questo caso la sperimentazione è questa, molto semplice. Vi dicevo che possono essere utilizzati materiali come questo. Quindi molto semplici da reperire, sono dei barattoli di plastica appunto per incrementare il rispetto per l'ambiente. E qui eravamo arrivati alla votazione, anche questo era, io pensavo vedeste questo, e siamo arrivati a questo punto, quando dopo aver votato arriva la fase dell'osservazione, però prima di andare all'osservazione sentivamo. Esatto, questo potrebbe essere un modo nella primaria per rappresentare gli stati fisici della materia. E le maestre, tra l'altro, sono molto brave anche a ricreare scenette con i bambini, per cui questo modello particellare può essere introdotto naturalmente rispettando l'età e lo sviluppo cognitivo degli allievi. Scusate. E quindi si può introdurre verticalmente, e, ad esempio si prosegue nella scuola secondaria, nella scuola di primo grado, e in maniera tradizionale con le particelle, l'altra immagine con le particelle, quindi definire l'ordine delle particelle stesse. Si possono rappresentare anche i passaggi di stato. Angela, l'altra immagine? Sì, certo. Poi, per arrivare poi al... non la vedo. Arriva, arriva. Per poi arrivare gradualmente alla scuola secondaria di secondo grado. L'importante comunque è che questo percorso di crescita avvenga in modo progressivo, lento e graduale per costruire e consolidare le conoscenze. Questo fatto è fondamentale per poter aggiungere conoscenze sempre più complesse. Gli studenti possono, della scuola secondaria di secondo grado, possono acquisire un nuovo concetto solo se entra in relazione con la struttura cognitiva predisposta negli anni precedenti. Cioè, le conoscenze si collegano a quelle acquisite prima e sono tra loro in relazione. Cioè, non possiamo apprendere concetti nuovi quando non sono stati capiti negli anni precedenti.
In questo modo i ragazzi arrivano a rappresentare non solo gli stati fisici della materia con le particelle, ma addirittura le sue leggi. Ad esempio, nella slide successiva, questa qui vedete da un articolo del Journal Chemical Education, si rappresenta un fenomeno con le particelle e con i vettori collegati alle particelle che rappresenta la velocità delle particelle stesse. Quindi si possono rappresentare anche le leggi dei gas. Vai, Angela. D'accordo. A questo punto, come già è stato detto, la sperimentazione può essere lasciata come lavoro personale o lavoro di gruppo, se si è in presenza la si può fare e poi chiaramente si riesce ad avere la condivisione da parte di tutti. Non vi facciamo vedere la fine di questa prima indagine, ma vi vogliamo proporre la possibilità di ulteriormente di indagare sulla materia in questo, con la seconda sperimentazione proposta nel video. Il video è molto breve, però come è stato già detto molto bene da Enrica, non deve da Marco, insomma, l'abbiamo visto in mille modi prima. Il video deve servire proprio per stimolare il pensiero e proporre una sperimentazione che poi deve essere davvero fatta dai ragazzi. E la successiva ha lo scopo di introdurre una variabile. Prima dicevamo appunto cominciare con l'osservazione di base, quindi con quali materia si ha a che fare e quali sono le grandezze coinvolte. In questa seconda sperimentazione si cerca di modificare una delle grandezze coinvolte e per modificare una di queste grandezze coinvolte si utilizza una reazione chimica molto, molto comune, però forse non ben conosciuta. E quindi si chiede ai ragazzi di fare attenzione a questa sperimentazione, all'osservazione di questo fenomeno. Sì, con questa sperimentazione si introduce l'osservazione non solo di passaggi di stato, non solo di fenomeni fisici, ma anche di fenomeni chimici, quindi trasformazioni chimiche della materia. La combustione, in questo caso, vedono la combustione della candela. Facciamo investigare i ragazzi. Soprattutto anche sui prodotti della combustione, perché molto spesso l'acqua non viene considerata un prodotto. E quindi facciamo vedere bene e osservare che cosa succede, e questo può essere fatto fin dalla scuola primaria, ad esempio indirizzando i bambini su cosa vedono e cosa sentono, quindi se, utilizzano i sensi. Proprio per prendere atto e analizzare il fenomeno che osservano. Nella scuola secondaria di primo grado possono rappresentare la materia e possono dire cosa cambia e cosa non cambia, proprio anche come particelle, senza andare nello specifico con gli atomi e le molecole, ma semplicemente le particelle che cambiano, per arrivare alla scuola secondaria di secondo grado con la scrittura della reazione chimica, con ragionare sulle leggi dei gas, sulle leggi ponderali. Tutto questo sempre rispettando un po' i collegamenti del triangolo Certo, di Johnston. certo. A questo punto la sperimentazione continua con la seconda domanda, che vedete qui, quindi cosa si aspettano quando il bicchiere verrà sollevato. Anche qui ci sono delle risposte un po' diverse ed è interessante poi proseguire con l'indagine. Per non stare molto a lungo su questa parte, noi vi proponiamo l'ultima sperimentazione, questo ciclo di tre sperimentazioni. Va proprio a completare un po' la capacità e le indagini, come si possono intrecciare, sviluppare, rendere quindi sempre più complesse nella verticalità, arrivando a una conoscenza un po' più completa. L'ultima la vediamo
cerchiamo di vederla tutta, è posta in una modalità un po' diversa. Prima abbiamo visto un po' tutti la modalità con la votazione dei cartellini su domande già, risposte già predisposte. In questo caso, invece, sempre collegandoci alla variazione di una delle grandezze fisiche coinvolte nel fenomeno vista dalla sperimentazione precedente, si propone ai ragazzi di esplicitare le loro ipotesi. Quindi stavolta non ci sono delle risposte già preordinate, ma si chiede ai ragazzi di dare loro delle ipotesi e quindi di votare le loro ipotesi. Questo permette anche proprio ai ragazzi di essere ancora più protagonisti del proprio pensiero e soprattutto di mettere a confronto i pensieri di tutti. È molto molto bello in questo caso quando uno dei ragazzi che magari di solito non interviene e sta pensando un qualcosa di diverso e ha il timore di esprimerlo, e poi è molto bello quando la sua idea viene votata oppure discussa e si riesce poi ad aumentare la capacità di condividere proprio perché sono idee che sono venute da loro. In questo caso anche qui si dà la possibilità di rivotare, quindi anche qui il video potrebbe essere fermato ancora, si può condividere come abbiamo già visto, come ci ha detto già Paola, e soprattutto quando l'esperimento in questo caso viene realizzato e non è stata detta qual è la variabile, si cerca di guidare l'osservazione dei ragazzi e quindi qui ci sono delle domande guida perché i ragazzi possano osservare e quindi arrivare ad una spiegazione del fenomeno. Tutte le indagini di solito poi convergono in un contesto di realtà. È molto importante, appunto, ci sembra importante lavorare in questo modo perché il video rende visibile una legge fisica o un fenomeno fisico. E è importante che poi questo i ragazzi sappiano agganciarlo a dei contesti di realtà. A proposito della osservazione, quindi cercare di capire che cosa ha prodotto questo fenomeno, dal punto di vista chimico c'è un aiuto in più. Sì, ci riallacciamo all'utilizzo del modello particellare perché si può spiegare quello che hanno osservato dal punto di vista macroscopico ragionando sulle particelle, sulla distanza, sulla velocità, sui passaggi di stato. E soprattutto osservando quello che si nota in alto nella bottiglia, proprio infatti è guidata la domanda è specifica proprio perché è il responsabile del fenomeno. Ok. E ci sembra poi anche molto importante alla fine di queste attività cercare proprio di, insieme ai ragazzi, di riflettere sul modo in cui hanno lavorato. Quando c'è il tempo, sarebbe bello ci fosse sempre. Per noi è un po' più difficile perché abbiamo poche ore, però ci sembra che il tempo impiegato con i ragazzi a riflettere su questa modalità sia un tempo poi che aiuta i ragazzi e aiuta anche noi. Qui ci sono delle immagini reali di qualche anno fa, quando ancora non avevamo l'obbligo delle mascherine, per fortuna. C'è Caterina che Sì, chiede. esatto. E alla fine dell'attività abbiamo proposto ai ragazzi di riflettere sulla modalità didattica che avevano appena affrontato. E noi chiedevamo loro di identificarsi con la metafora che più rappresentava ciò che avevano provato. Le metafore in questo caso sono proposte come delle immagini. C'è la faccina con l'idea che corrispondeva un po' al ho capito,
Poi c'è l'alveare, quindi le api, quindi il lavoro cooperativo. Il libro con la piantina potrebbe essere la conoscenza oppure la nascita di nuove idee barra conoscenza. E poi c'è i due personaggini, Charlie Brown, che sbadigliano, quindi quello poteva essere che noia, che noia. I ragazzi fortunatamente hanno scelto la faccina con la lampadina e le api, quindi difatti c'è la frase sul sottotitolo, ho capito confrontandomi con gli altri compagni di gruppo. Devo dire che abbiamo avuto parecchi riscontri positivi anche da ragazzi particolarmente chiusi, da particolar così, con timori, con magari paura di sbagliare, paura di essere giudicato, paura, vergogna anche. Vi faccio notare la differenza dell'espressione dei ragazzi più grandi rispetto a quelli più piccoli. Noi siamo sempre sbalorditi dall'entusiasmo dimostrato dai bambini, cosa che perdono, pur, ahimè, crescendo. Con noi alle volte sono sempre molto, molto più timorosi, molto meno entusiasti purtroppo. Comunque cerchiamo, con queste attività ritrovano un pochino anche il loro entusiasmo. Sì, i più grandi però sollecitati in questo modo, quando appunto riescono a trovare in gruppo un po' Sì. di entusiasmo, sono poi loro che diventano produttori, quindi anche loro mandano dei video, mandano delle foto, cominciano ad attivarsi in modo molto, molto bello, sì, anche perché appunto questo clima di lavoro diventa un clima favorevole per il loro apprendimento. Speriamo che anche voi, se vi proponessimo delle Sì. metafore, sceglieste questa e noi avremmo finito. Vi ringraziamo tanto. Grazie. Ringrazio Angela e Caterina anche Enrica e Marco. Avete davvero fatto una ricchissima presentazione. E dunque, adesso il tempo sarebbe scaduto, tuttavia, se ci sono delle domande oppure se qualcuno un intervento, se no non è così immediato ovviamente perché la piattaforma non consente a tutti di prendere liberamente la parola, però se c'è qualcuno che o in chat o ha piacere di prendere la parola, se me lo segnala, se no ci salutiamo, tanto come diceva anche Marco, proprio l'istruzione, come avete potuto vedere, il lavoro è estremamente ricco, per cui niente, se non ci sono domande, Ilaria fa un commento, Ilaria Zanellato chiede se i gruppi di alunni devono essere predeterminati e fissi, perché con la DAD è più complicato, e a maggior ragione se i posti sono fissi in aula. E se invece il dialogo è condiviso a livello di classe, abbiamo una dicotomia tra gli studenti più esuberanti e quelli più timidi. Non so se volete dire qualcosa, Ilaria, sul fatto se i gruppi devono Sono essere predeterminati. assolutamente d'accordo perché sono dinamiche che abbiamo riscontrato anche noi nelle nostre classi ed è proprio lì quando sottolineavo il fatto che l'insegnante ha veramente un ruolo molto delicato in questa situazione, nel senso che succede appunto che gli alunni più esuberanti, più vogliosi di intervenire, intervengono sempre e lo fanno anche in questa situazione. E sta proprio lì per esempio, noi agiamo in questo modo, che quando per esempio si vota, noi segniamo per esempio chi ha scelto la risposta rossa. Buttiamo un occhio su chi ha scelto la risposta rossa e magari cerchiamo di dare la parola, magari non per primo per evitare di metterlo in imbarazzo, ma magari per secondo, per terzo, a uno di quelli che in maniera autonoma non prenderebbe la parola. Quindi
Quindi è vero, in questa situazione è assolutamente più complicato e più delicato, e forse ha proprio un ruolo più importante l'insegnante, che come un regista deve andare proprio lì a cercare di mantenere gli equilibri all'interno della classe. Per esempio, io e la mia collega Daniela Belvedresi l'anno scorso abbiamo iniziato a lavorare in DAD, utilizzando le stanze di Zoom, e lì era semplice perché si utilizzavano queste stanze, potevamo far, cioè davamo la consegna in plenaria e poi all'interno delle stanze discutevano, utilizzavano dei documenti condivisi nel quale ognuno poteva inserire il proprio apporto e poi se ne ridiscuteva in plenaria. E ovviamente lì si potevano fare dei gruppi. Io sono della scuola che secondo me i gruppi devono essere fatti assolutamente dall'insegnante in maniera il più eterogenea possibile, nel senso che noi cerchiamo sempre di far sì che ci siano diversi livelli proprio per stimolare il dialogo, per stimolare proprio anche modalità di pensiero diversi e perché riteniamo che sia utilissimo sia per chi è più in difficoltà ascoltare la spiegazione che viene dato da un compagno, che quindi può trovare un linguaggio che magari è più vicino a quello che per lui è comprensibile, ed è utile anche per chi spiega, come dire, allenarsi a esplicitare un concetto a qualcun altro. Quindi è veramente un lavoro che è arricchente per tutti all'interno del gruppo. Mi rendo conto che in una situazione come questa è più difficile cambiare i gruppi. Noi, per esempio, in questo momento abbiamo delle postazioni in classe che sono fisse, che non possiamo cambiare, e quindi sì, tutto questo è un po' più difficoltoso. Però anche in classe noi abbiamo scelto delle postazioni un po' strategiche, nel senso che abbiamo alternato certe posizioni, facendo in modo che ci sia sempre in mezzo qualcuno che comunque una mano la possa dare. E ripeto, purtroppo, soprattutto io vi capisco benissimo, nella mia scuola è quasi vietato tutto, e quindi davvero credo che sia proprio l'insegnante qui a fare la differenza e quindi a saper gestire il dialogo collettivo. Non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, ma mi sentivo di. Poi c'è una domanda di Giulia che chiede, lei insegna in un istituto comprensivo e non ha molte opportunità di ragionare in verticale, di condividere queste riflessioni didattiche in verticale, perché c'è poca disponibilità, immagino, tra i docenti di confronto tra docenti della primaria, della secondaria e del primo grado, se chiede se ci sono dei se voi avete dei suggerimenti. Ma io come suggerimento avrei quello di chiedere alla collega di iscriversi al corso, alla serie di incontri che faremo dal 18 gennaio in poi online e del quale avrà notizia attraverso Rachele se è iscritta al gruppo Cesedi. Oppure ci scriva sulla nostra email del gruppo Scienze e noi la informeremo in maniera precisa. Che non sia una questione proprio facile, questa Esatto, che sì, Giulia esatto. chiede. E quindi, sì, Giulia ha Perché detto che vi teoricamente scriverà. la sede dovrebbero essere i dipartimenti verticali, poi mi rendo conto che è sempre molto difficile, però teoricamente quella dovrebbe essere la sede in cui provare a fare un lavoro di questo tipo. Credo comunque che questa richieda anche un dialogo preventivo con noi, come gruppo che abbiamo discusso per molto tempo su questo problema, ecco, no? Enrica ne sa qualche cosa e insomma, penso che un contributo si possa dare se ci troveremo a discutere in online in un gruppo ristretto, ecco. Poi, vabbè, cosa richiederebbe probabilmente un altro webinar.
Poi c'è Ilaria che chiede se ci si può iscrivere al corso anche se non si è di ruolo. Mi sembra di poter dire che la risposta è assolutamente sì. Diciamo che i corsi del CESED in generale hanno questa caratteristica da sempre, sono aperti a tutti a prescindere dalla situazione di ciascuno, cioè se si è di ruolo o meno, perché chiunque è interessato può partecipare al corso che preferisce, ecco. Bene, allora io chiuderei qua l'incontro. Ringrazio Enrica, Marco, Paola, Angela e Caterina davvero per la ricchezza di riflessioni che hanno condiviso con noi e di materiali, perché ci hanno dato veramente tante cose. Io dicevo a Marco, non insegno scienze, ma se insegnassi scienze avrei già scritto per dire ok, ci sono anch'io. Perché sicuro, poi tra l'altro la loro prospettiva non riguarda solo, come giustamente hanno detto, le scienze, ma un po' tutto il processo di apprendimento in generale. Tecnologia che si può studiare come applicare ad altre discipline, ecco, sicuramente. Va bene, allora vi do appuntamento a venerdì prossimo.